Rieccoci insieme con Bianca Rosso TV Sport, intanto chiedevo i risultati di eccellenza a Gigi Frisini, perché sono poi, ieri non hanno giocato in eccellenza, hanno giocato giovedì. Allora, andiamo avanti con le telefonate, anzi prima delle telefonate, su questa delusione, delle insinuazioni anche dei tifosi del Bari a proposito del fatto che magari il Bari possa interessare fino a un certo punto l'Europa. Abbiamo sentito anche Giorgio Perinetti, il direttore sportivo del club biancorosso. So che c'è un amico in linea per una telefonata, magari prendiamola al volo e poi sentiamo cosa ha detto Perinetti questa mattina. Pronto? Ciao Enzo, sono Fabrizio da Bari, Ciao saluto il tuo Fabrizio, ospite. ciao. E volevo soltanto dire che per quanto riguarda la partita di ieri, mi è dispiaciuto tantissimo non voler vedere da parte dei ragazzi la voglia di portare a casa il risultato. Cioè, diciamo, sull'1-0 penso che comunque se la partita diciamo, valeva per magari la salvezza, il Bari avrebbe avuto più grinta, più voglia di portare a casa i 3 punti. Questo invece non è avvenuto, mi è dispiaciuto solo questa cosa. L'unico lato positivo, voglio sperare che insomma sabato, di Ma fronte magari a queste. è una come dire, un accento non barese, insomma, No, eh? diciamo, ho vissuto a Roma, ma sono 100% tifoso del Bari, Tifoso del quindi. Bari, vabbè. E quindi spero insomma non riscatto magari sabato davanti a una grande squadra con queste piccole critiche, tra virgolette, insomma, perché comunque non possiamo dare. In 10.000 vengono da Roma, credo, Noi saremo di più. Saremo di più. Quindi Grazie. ribattiamo. Ciao, Grazie grazie Fabrizio, un mille. abbraccio, Ciao, ciao. grazie. Allora Perinetti, sentiamo cosa ha detto questa mattina in Be and the Gang. Sentiamo. Ragazzi, alla fine erano veramente moralmente a terra perché è chiaro che c'è la sensazione di aver perso un'occasione importante a fare 3 punti davanti, non abbiamo la concretezza per poter vincere queste partite a mani basse. Beh, questo è il fatto che non siamo pronti, ma noi non siamo stati costruiti per essere pronti per la Coppa. Alcuni tifosi stamattina hanno pensato, ma non è che al Bari poi questa Europa League non interessa, cioè fondamentalmente diventa un impiccio anche nella costruzione della squadra del prossimo campionato, della programmazione futura, perché bisogna giocare presto in Europa League, cioè cambia tutto e questo potrebbe in qualche modo essere un impiccio per il prossimo campionato. Che ne pensi, direttore sportivo? Guarda, questa è l'insinuazione che veramente rigetto, che non voglio nemmeno ascoltare. Ho già visto sui siti ci sono relazioni di questo tipo, qui siamo veramente lontanissimi dalla realtà, perché la squadra voleva veramente fare questo risultato. È chiaro che forse non è ancora pronto per fare questi risultati, quando c'è un obiettivo, cioè, vincere assolutamente una partita, non ha avuto forse la forza e il carattere o la possibilità di farlo, ma i giocatori nostri ieri erano distrutti. Io non voglio assolutamente accettare relazioni su questo tipo. La squadra, l'Europa League, magari ci potesse andare. Perché porta più denaro alla società, porta più denaro a loro, porta più prestigio, quindi tutti avremmo avuto il piacere di. Non cominciamo a dire la squadra non vuole, la squadra non fa, perché questo è assolutamente falso. Ripeto, non siamo quest'anno ancora completi per lottare senza preclusioni a certi traguardi. Direttore, ieri si è rivisto Parisi, Almirón e Barreto, come stanno? E hanno avuto dei problemini e purtroppo a livello non c'erano. Ripeto, quando non ci sono loro, il tasso di qualità chiaramente un pochino scende, no? Dicevo, anche per il futuro questo bisogna considerarlo. Fanno meglio e penso che la partita con la Roma potrebbero recuperare, me lo auguro. Bisogna stare attenti perché, vedete, noi ci stiamo a lamentare, però poi io dico, l'anno prossimo, questa stessa squadra, con la Nokia e Kudus in più, non è detto che possa competere per l'UEFA. Se potessimo tenere tutti, dovremmo pensare che può essere una squadra che magari lotta per la salvezza, e questo è il campione di Serie A. E allora bisogna cercare di fare gli interventi mirati, cercare di non sottovalutare questo campionato, ma neanche di sopravvalutarlo. Quindi bisognerà trovare i giusti equilibri nelle scelte per comporre una rosa che non metta a rischio le coronarie dei nostri tifosi. Si era detto che nei giorni scorsi, ora facciamo 3 partite consecutive e poi ci sediamo e parliamo. Con Ventura sia come dire il suo interlocutore. È l'appuntamento in agenda in questi giorni? Ma certo, bisogna cominciare a parlare quanto prima, adesso non so se prima o dopo Pasqua, sicuramente avremo degli incontri, dovremo averli anche con la società, perché bisogna poi andare a capire quanto si può fare per consolidare un progetto, come sostituire chi va via, chi non vogliamo tenere e dove possiamo andare a parare per cercare di prendere qualche giocatore. Quindi questo campionato resta e sarà anche nelle prossime partite straordinario, ma proprio perché, ripeto, io uso la parola straordinario, significa che per rendere il Bari ancora più competitivo, per cercare di portarlo avanti in un certo modo, chiaramente bisogna fare degli interventi, questo è fuori discussione. Allora,
come al solito molto chiaro, il direttore sportivo del Bari, Giorgio Perinetti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Gianfranco da Bari. Ciao Gianfranco. Saluto anche l'ospite. Ciao. Sì. Niente, Enzo, io volevo semplicemente entrare nel... volevo parlare più che altro del discorso più tattico della partita. Sì. Fermo restando che insomma i giocatori e l'allenatore stanno facendo ovviamente un grande campionato, però ieri la partita secondo me poteva essere risolta dall'allenatore, ovvero bastava inserire secondo me anziché Sforzini, che è un giocatore alto, lento, visti gli spazi che ci hanno concesso, lasciare ancora Castillo in campo e sostituirlo con appunto Sforzini, secondo me andava inserito questo Camatà, sappiamo di essere un giocatore veloce, avrebbe secondo me dato quel brio in più in velocità per poter un pochettino riuscire a fare questo secondo golletto che abbiamo tanto sfiorato. Anche se poi davanti alla porta ci siamo arrivati 3-4 volte, ma sbagliando dei gol molto elementari, questo è un altro discorso. Diciamo che Meggiorini è un grande giocatore, diciamo gli manca semplicemente lo spunto finale, ecco, l'acuto finale, ha preso tanti pali quest'anno per l'amor di Dio, però secondo me andava inserito quel giocatore da sfondamento. Sei stato chiaro Gianfranco, sei stato chiaro, grazie per il tuo contributo. 080-501-9998, però torniamo sull'intervista a Perinetti che fa bene ad accentuare, ad alzare la voce quando, come dire, qualcuno maliziosamente sui siti, un po' in giro, sostiene che il Bari poi in fin dei conti tutta questa voglia d'Europa non ce l'abbia. Fa bene Perinetti a sottolinearlo, perché davvero alla fine mettiamo una stagione straordinaria. Ma perché Giorgio più degli altri sa che ci sono dei premi in denaro in virtù della posizione in classifica, i soldi della UEFA se partecipi, gli incassi, le cose. Ma aumenta anche il valore degli stessi giocatori. L'ulteriore valorizzazione dei giocatori, non è che non ci vogliamo andare, è chiaro che se capita, però giustamente lui continua a dire straordinario, perché effettivamente, a prescindere le quotazioni dei bookmaker inglesi, nessuno poteva prevedere che il Bari a due mesi dalla fine del campionato fosse salvo con 43 punti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Leonardo 50 da Trigiano, saluto Frisini. Ciao Leonardo, ciao. Io dico solo una cosa, che è, insomma, è qualcosa di assurdo prenderci per gli ultimi 5 minuti della partita. Può capitare di tutto, è capitato, per cui non possiamo darle addosso a questi ragazzi, secondo il mio punto di vista. Per cui, insomma, non dobbiamo prenderci perché abbiamo perso altri due punti. Certo. E la squadra è stata costruita in base a quello che ovviamente si è progettato. Io sono d'accordo con quello che diceva l'intervista l'allenatore Ventura, per cui se abbiamo sbagliato 5 minuti non possiamo darle addosso a questi ragazzi. Questo è tutto. Grazie Leonardo, grazie per il tuo intervento da Trigiano. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Adesso c'è un'altra pausa pubblicitaria e vi ricordo ancora una volta che oggi dalle 16 comincia lo stop elettorale di Telebari, primi collegamenti alle 16, poi lunga volata sino a stanotte, perché conosceremo il nome del nuovo governatore della Puglia, credo che proprio in questi istanti, perché ci seguono in diretta, stiano per chiudersi le urne. Fermiamoci, a tra poco, e mi raccomando, sempre giù le mani da Telebari, che diventerà il nostro cavallo di battaglia, ce lo porteremo appresso per parecchio tempo, comunque vada, ma andrà bene, a fra poco.